E se dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi ci fosse l'ombra di un serial killer? E se fosse stata adescata da pedofili? Un nuovo scenario per la scomparsa di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparsa a Roma 40 anni fa, è stato presentato dall'avvocato Walter Biscotti. Il legale, che ha lavorato a lungo su casi importanti come gli omicidi di Alberica Filo della Torre, di Meredith Kercher e di Melania Rea, del caso di Avetrana e di quello del mostro di Firenze, ha indagato sulle persone sparite da Roma nello stesso periodo della Orlandi. I risultati sono stati sorprendenti. Dice: «Penso che partendo da uno studio di quello che è successo a tante altre ragazze in quegli anni, il mistero della scomparsa della cittadina vaticana si possa risolvere senza aggrapparsi ad argomentazioni fantasiose». L'istinto di indagare sul caso Orlandi, l'avvocato Biscotti, l'ha avuto dall'ottenimento di un documento che la polizia consegnò nel 1983 a Domenico Sica, il primo magistrato che si occupò del caso. In quel file compare un elenco di 177 persone sparite, tutte di sesso femminile, 39 delle quali scomparse da Roma e dintorni tra il 1982 e il 1983. Tutti i casi di queste ragazze scomparse, con un'età media di 15,7 anni, sono stati verificati in questo studio e l'attenzione si è ristretta su 34 casi. Walter Biscotti ha affidato la ricerca analitica a due criminologi, Franco Posa, direttore scientifico dell'Istituto Neurointelligence, e Jessica Leone, sua collaboratrice. È stata utilizzata la tecnologia del crime mapping, un'analisi statistico-geografica dei reati per determinare la loro attinenza con la sparizione della Orlandi nella zona del Vaticano. Secondo Posa e Leone, le novità più importanti sono quattro. A una distanza massima di 2,5 km dalla città del Vaticano sono scomparse sei ragazze, tra cui Orlandi e Mirella Gregori, di età media tra 15 e 18 anni. In un raggio massimo di 5 km dalla città del Vaticano tra il 1982 e il 1983 sono scomparse 15 ragazze, comprese le 6 già citate, di età media tra i 15 e i 18 anni, in un arco temporale di poche settimane tra maggio e giugno 1983 ci sono state ben 16 scomparse di ragazze con età media di 15,6 anni, tutte in un raggio al massimo di 14 km dall'ultimo luogo in cui è stata vista Emanuela Orlandi. Incrociando questi dati, risulta che tra maggio e giugno 1983, in un raggio di 5 km dalla città del Vaticano, sono 8 ragazze di cui si sa nome e cognome. Il legale Walter Biscotti ha presentato i dati della sua ricerca alla famiglia Orlandi, all'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse, e ai politici che vorranno approfondire la questione. Attualmente il Senato sta discutendo l'approvazione di una commissione d'inchiesta sul caso Orlandi Gregori. Continua l'avvocato. Secondo me, ponendo l'attenzione su un elemento concreto che non è mai stato analizzato, come la scomparsa di tante ragazze nello stesso periodo e nella stessa zona, si possono fare degli approfondimenti sugli aspetti che eventualmente accomunano queste scomparse, e trovare finalmente una soluzione al caso. Secondo Biscotti, se questa indagine rivela che una o più ragazze si conoscevano o frequentavano gli stessi ambienti o erano in contatto con le stesse persone, è possibile che queste misteriose sparizioni siano legate da un unico filo conduttore, forse un serial killer di ragazzine. Ripercorriamo la storia di Emanuela, lunga 40 anni, caratterizzati da indagini, depistaggi, delusioni e speranze. Erano le 19 del 22 giugno del 1983, quando la ragazzina di 15 anni, figlia di un funzionario del Vaticano, sparì dopo una lezione alla scuola di musica di Sant'Apollinare, Roma. Il 7 maggio dello stesso anno scompare un'altra quindicenne, Mirella Gregori. Questi due eventi vennero legati alle pressioni esercitate dal Vaticano e dallo Stato italiano per il rilascio dell'attentatore del Papa, Ali Agca, cittadino turco. Un anonimo telefonista ha assicurato a quei tempi che se il terrorista fosse stato rilasciato, le ragazze sarebbero state liberate.
il caso si trasformò in una cospirazione internazionale. Tuttavia, la prima indagine è stata archiviata nel 1997 perché non sono state trovate prove concrete. In seguito, una dichiarazione rilasciata da Sabrina Minardi nel 2008 ha sollevato la possibilità di un coinvolgimento della banda della Magliana. La Minardi era la compagna di Enrico De Pedis, detto Renatino, uno dei capi della banda della Magliana. Secondo la Minardi, Emanuela sarebbe stata rapita dal boss per conto del Vaticano e uccisa dopo essere stata tenuta prigioniera nei sotterranei di un edificio nella zona Monteverde. Ma anche in questo caso non c'erano prove certe. Per questo favore, De Pedis sarebbe stato sepolto nella cripta di Sant'Apollinare, dove fu trovata la sua tomba, un criminale tra alti prelati. Il corpo del boss è stato spostato in un altro cimitero e nel 2016 la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del caso, confermata dalla Cassazione. Anni dopo, il Vaticano ha avviato la prima indagine su Emanuela Orlandi. Giravano voci di un giro di pedofilia nella Santa Sede, dove era finita Emanuela. Anche la Procura di Roma ha riaperto un fascicolo e Pietro Orlandi ha chiesto l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Il processo di costituzione si è però bruscamente interrotto dopo alcune accuse a Papa Wojtyla. Nel frattempo, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Emanuela, Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia Orlandi in una accurata dichiarazione durante la funzione dell'Angelus. In questi giorni ricorre il 40° anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, aveva chiesto al Papa di intervenire, perciò si è detto soddisfatto. Dice: «È stato un segnale positivo, non me lo aspettavo, credo che questo sia un bel passo in avanti. Il tabù su Emanuela Orlandi è caduto, finalmente. Il Papa ha ricordato mia sorella. L'aver ribadito che pregherà per lei è un segnale di speranza per arrivare alla verità». Pietro Orlandi aveva raccolto un gran numero di persone in un sit-in organizzato nell'anniversario della scomparsa. La protezione civile del governato della città del Vaticano, corpo della gendarmeria, aveva autorizzato i manifestanti ad accedere a Piazza San Pietro con maglie a tema e striscioni. Secondo la Gendarmeria Vaticana si sono radunate in totale 20.000 persone.